Ciao a tutti, io sono Letizia e come artista ho accettato la sfida della Fabbrica delle Arti perché a Pavullo la cultura non si ferma e oggi vi insegnerò a realizzare dei burattini, così potete improvvisare un piccolo teatro a casa e divertire mamma e papà. Realizzeremo dei personaggi o di una favola che già vi piace oppure potete inventarvene una. Ciò che vi occorre sono delle forbici, dello scotch, dei cartoncini bianchi, i colori, la colla e delle riviste, perché utilizzeremo la tecnica del collage. Nella mia storia iniziamo con la realizzazione di un mago. Quando avete finito di disegnare il vostro personaggio, prendete la rivista e andate a cercare delle immagini, non so, di un occhio, di una bocca o di una mano, qualsiasi cosa che possa star bene sul vostro disegno. Così ritagliate e incollate la parte che avete scelto sul vostro personaggio. Potete usare sia la colla vinilica, ma va bene anche quella in tubetto. Ora, per trasformare il vostro personaggio in un burattino, dovete prendere uno stecco oppure una cannuccia e attaccatela con dello scotch dietro alla figura. Ora usate lo stesso procedimento per tutti i personaggi della vostra storia. In questo esempio io realizzo una principessa.
Potete anche divertirvi ad aggiungere o no degli accessori a seconda di quello che trovate sulla rivista. Tipo la principessa, io ho trovato questi occhiali, li ho ritagliati e non ci starebbero male qui alla principessa. Sì, si rimette sulla testa. Comunque, divertitevi anche non mantenendo le proporzioni. Più le proporzioni non sono giuste, più il personaggio è ridicolo, no? E ora potete iniziare a raccontare la vostra storia. Questo è un modo per viaggiare con la fantasia. Aspetto di vedere i vostri personaggi fantastici. Pubblicate le foto e i video sulla pagina di Arte Pavullo su Facebook. Ciao a tutti!